Ritorna in scena, in una nuova veste, una grande opera italiana, una storia italiana che fa parte del nostro paese. Sto parlando di Salvatore Giuliano, il musical del maestro Dino Scuderi che ho il piacere di avere al telefono con me. Buon pomeriggio, maestro. Buon pomeriggio. Allora, lei per il teatro ha composto e arrangiato musiche per tantissimi spettacoli di grandi artisti come Albertazzi, Luca De Filippo, Mario Scaccia, solo per nominarne qualcuno. Ma qual è il primo brano che ha composto nella sua vita in assoluto? Ma il primo brano che ho composto, sinceramente, non me lo ricordo perché è stata sempre una mia passione, però ricordo che feci un Giulio Cesare per il Teatro di Messina, quando io ancora stavo a Messina, sì, in cui era prevista in scena un pianista che poi ero io, e composi una musica a pianoforte per un momento particolare dello spettacolo, quindi ormai parliamo penso del 95, una cosa del 96, quindi parecchio tempo fa. Beh, non tantissimo, ma poi. Quella, diciamo, come composizione, la prima, diciamo, ufficiale, ecco, che ricordi. Ho capito. Come è nata l'idea di scrivere Salvatore Giuliano il musical? Guarda, l'idea nasce in un momento in cui ancora, in realtà, il musical non era scoppiato molto in Italia, perché ti parlo del 97, sì. Io avevo appena terminato di dirigere, di essere direttore musicale di Jesus Christ Superstar, sì, e andò al Sistina, allora insomma ebbe un grande successo fra il 95 e il 97, e dopo 2 anni di lingua inglese, di frasi in inglese, di canzoni in inglese, eccetera eccetera, avevo voglia di scrivere qualcosa che appartenesse più a un concetto, sì, a un concetto appunto di appartenenza. Per cui, essendo io siciliano, essendo musicista che ha sempre avuto a che fare col teatro, ho individuato nella storia di Salvatore Giuliano quegli elementi che secondo me mi potevano, da una parte musicalmente, dare la possibilità di un'espressione un po' più mediterranea. E quindi più che ci apparteneva, dall'altro fare una storia le cui vicende erano ambientate in Sicilia, che però collegava in maniera diretta a dei fatti, a dei momenti storici italiani che, certo, coinvolgevano e che interessavano tutta l'Italia, quindi tutti, certo, il dopoguerra, il nuovo riassetto politico, le nuove alleanze, e quando si parla di nuove alleanze, nel bene e nel male, per cui, per questo ho sempre detto che Salvatore Giuliano non è una storia siciliana, è una storia italiana. Italiana, le cui conseguenze le vediamo ancora oggi, insomma, sì, quando si parla, capisci, quando si parla, certo, di, non so, di una mafia che è collegata con alcuni pezzi dello Stato, diciamo, proprio nel dopoguerra, in cui la mafia crea questa alleanza, che ancora oggi, insomma, bene o male. Quanto tempo ci è voluto per scrivere tutta l'opera? Ma io l'ho scritta, ho avuto una prima stesura, l'ho scritta abbastanza velocemente, un annetto. Ho speso parecchio tempo, un anno prima, di scrivere nella ricerca, nella documentazione. Beh, ovvio, certo. Ho speso un anno per leggere tanti libri, sono stato per un periodo a Palermo, ho conosciuto persone, qualcuno pure che, insomma, ha avuto delle esperienze dirette, insomma, gli anziani dell'epoca. Quindi tra un anno di ricerca e un altro anno, insomma, diciamo che in 2 anni la prima stesura di Salvatore Giuliano è pronta. Che tra l'altro le dico adesso che ho occasione di parlare con lei, io non ho mai sentito dei brani più belli in vita mia. Ci tenevo a dirglielo, perché veramente sono meravigliosi. Sono davvero meravigliosi. È anche un po' in imbarazzo. Sono no, glielo dico contento, con tutto il cuore, ci tenevo tantissimo a dirglielo. Il mio CD è praticamente, grazie, consumato, anche se non ho avuto purtroppo la fortuna di vedere lo spettacolo in scena.
Però Comunque, i brani sono bravi così, davvero. grazie mille, grazie davvero. Allora, Roberto Rossetti riporta in scena appunto Salvatore Giuliano in collaborazione con ASD Ritmosfera. Che consiglio si sente di dare a questi ragazzi che si affacciano nel mondo del teatro musicale? Io ho avuto modo di vedere l'altra volta, una settimana fa, in occasione di uno spettacolo che fa periodicamente Stefania Frate Pietro, dove hanno presentato un Sì. piccolo brano. Ma io ho detto loro che li ho visti molto spaventati. Io ho detto loro invece che questo, intanto riferito a Giuliano, non deve essere uno spettacolo in cui bisogna avere paura, perché è uno spettacolo in cui il palcoscenico diventa un campo di battaglia dove ognuno porta avanti le proprie, diciamo, delle proprie motivazioni per sopraffare l'altro. Per cui essere spaventati è la cosa ultima che devono fare. In Certo. secondo luogo, in linea di massima, io sempre in linea generale ho detto loro che bisogna avere una grande fiducia, bisogna essere da una parte umili, ma umili non vuol dire sentirsi sempre al terzo, al quarto e al quinto No, posto, assolutamente, esatto. perché a volte ci sono anche tante persone che lo fanno da più di loro, magari ancora non si mostrano all'altezza della situazione, mentre loro credo che abbiano dato una dimostrazione di grande passione. Ecco, quello che ho detto a loro è non fare in modo che la passione venga svilita nel corso degli anni futuri, quando poi tutto diventa più Più difficile. difficile, ovvio, certo. Però sono bravi, io mi sono veramente. Bravo Roberto, però lo Bene. faccio dire. Le posso chiedere se sta lavorando a qualche nuovo progetto per il teatro? Sì. Ho finito di scrivere uno spettacolo di cui per scaramanzia Non si dice ancora nulla, ovvio. non dico io, però ecco, dirò che la protagonista è una donna, Bene. è una, sì, questa volta è una donna, appartiene sempre a un nostro passato, diciamo, recente, a una storia recente, è un personaggio molto, 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 molto forte e altrettanto difficile. Come Giuliano, e io l'11 e probabilmente sarò in anteprima con la Stefania Frate Pietro un brano tratto da questo spettacolo Fantastico, che fantastico. si chiama, vabbè, insomma, ormai ancora non ho trovato la possibilità, quindi la produzione ancora è decisa a farlo, però ecco, mi auguro che quanto Bene. prima in qualche modo si farà. Questa è una bellissima notizia. Molto bene. Dunque, allora, Salvatore Giuliano debutta l'8 maggio con le repliche il 9 e il 10 maggio al Teatro Divina Provvidenza di Porto Potenza Picena. Inviti il pubblico ad andare a vedere Salvatore Giuliano. Dunque, Salvatore Giuliano è una storia scritta con grande passione e con grande amore sia per l'arte, diciamo, i nostri intenti che sono quelli artistici, ma scritta con un grande amore anche verso gli artisti e il pubblico. Gli artisti perché io ritengo che gli artisti possono anche fare qualcosa che sia molto più forte dal punto di vista emotivo, qualcosa che faccia riflettere di più gli artisti e di conseguenza faccia riflettere di più il pubblico. Vedono uno spettacolo, un musical che ha una proposta forse leggermente diversa dalle altre. Qui si parla di una storia vera, si parla di momenti incredibili che sembrano usciti veramente dalla penna di un autore, di romanzi. Per cui andatelo a vedere perché sono sicuro che questi ragazzi daranno la dimostrazione che il musical può essere tante cose, può essere uno spettacolo di intrattenimento, ma può anche essere uno spettacolo non solo di intrattenimento, ma di grandi riflessioni, perché parla di una storia i cui sviluppi poi vanno a toccare l'animo di tutti quanti noi Certo, italiani. certo. Maestro, io la ringrazio per la sua disponibilità e le auguro buon lavoro. A Grazie a lei e presto. grazie per i complimenti, per le Ti belle figuri. parole. A Arrivederci, presto, maestro. Salve. arrivederci, arrivederci.